Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi siamo in diretta dall'autodromo di Levante in provincia di Bari. Siamo venuti qui oggi per seguire il corso di guida sportivo di scuola motociclismo. Allora, ci tengo a precisare subito che durante la lezione non è stato possibile fare riprese durante l'esecuzione di alcuni esercizi. Le uniche riprese che ci è stato concesso fare sono quelle nel loro pistino. Quindi in questo momento vi descriverò come si è svolta la giornata. Potete vedere, io e mio fratello ci siamo divertiti tantissimo nel pistino, ma adesso ci arriviamo. Allora, la giornata si svolgeva in questo modo: 2 ore di corso con istruttore personale, dove noi avevamo a disposizione una pit bike offerta dalla scuola insieme all'abbigliamento, che non abbiamo utilizzato perché avevamo già il nostro. Il primo esercizio che abbiamo svolto è stato prova di partenza e slalom fra i birilli, proprio in questo punto. Come potete vedere, sulla destra abbiamo fatto prove di accelerazione, invece attraverso i birilli abbiamo fatto lo slalom per cercare di capire come caricare il peso sulla punta dei piedi, seguendo la giusta postura. Come vedete qui in questa ferma immagine, sulla destra invece abbiamo seguito l'otto, un esercizio davvero spettacolare, un esercizio che ti insegna a portare la traiettoria delle curve. E ragazzi, per la prima volta ho realizzato il mio sogno, grattare la saponetta per terra, perché questo esercizio ci aiuta a capire come grattare il ginocchio a terra, ma non il semplice modo di grattare la saponetta, bensì usare il ginocchio come punto di appoggio per chiudere la curva. Ragazzi, giornata super produttiva, super consigliata. L'ultima prova, come potete vedere, consisteva nel girare nel loro pistino e mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato. E anche lì siamo riusciti a toccare il ginocchio. Ragazzi, lo straconsiglio a tutti. Abbiamo trovato un istruttore bravissimo, Marco, ci tengo a sottolinearlo. Una persona che ci ha messo anima e cuore, ci ha insegnato tantissimo. Sicuramente faremo di nuovo il loro corso. E non posso dire altro che consigliatissimo. Ciao belli, grazie di tutto e come sempre iscrivetevi al canale. Alla prossima.